Sì, grazie signor Presidente. Io chiedo di votare questo ordine del giorno perché, vede signor Presidente, questo decreto legge, diciamo così, che praticamente dà il quarto svuota carceri e sento parlare di ritardo. Beh, il ritardo chiaramente il ritardo è un ritardo da una linea tracciata dalla Lega Nord, perché ricordo quando Castelli ha fatto gli accordi con i paesi di Albania e Romania, ma poi successivamente il ministro Maroni ha fatto gli accordi con l'Algeria, perché questi popoli vanno aiutati nei loro paesi. E quindi anche magari chi delinque in paesi esterni vengano rispediti nei propri paesi. E di conseguenza, se questo avvenisse, se questa linea fosse stata adottata anche da questo governo e continuata su questa linea, chiaramente oggi i detenuti, la popolazione dei detenuti, che è di circa 60.000 persone nei carceri italiani, chiaramente sarebbe diminuita sensibilmente. Questo provvedimento, che parla sempre di tutela dei carcerati e quant'altro, vedo che io come sindaco devo distribuire oggi dei buoni tempo per chi delinque, dei buoni tempo per chi delinque, e non più dei buoni pasto per chi invece è oberato dalla crisi del lavoro, dalla crisi che attanaglia una situazione nazionale e che credo vada considerata in maniera per ciò che è. Quindi questo svuota carceri, ritorno al mio appunto ordine del giorno, va nella misura della tutela di chi si prodiga per dare un qualcosa a questi delinquenti, che possa, perché sono persone che hanno rubato, che hanno stuprato, che hanno rapinato, e che quindi no, non è che dobbiamo accarezzarli e dirgli che sono stati bravi e dargli anche un premio. Io credo che in questi giorni, proprio con l'escalation di furti che ci sono stati sia nel Veneto che nella Lombardia, liberare ancora dei delinquenti credo che sia una cosa molto sbagliata. Noi con questo provvedimento chiediamo che vengano potenziati appunto le persone che si occupano della sicurezza, che vengano dati proprio più uomini alle forze dell'ordine, e mi consenta che, come personalmente, ma credo che nessuno si sia accorto dei 500 milioni che sono stati dati alle forze dell'ordine, ma noi tutti ci siamo accorti invece di una cosa molto grave, che è stato depenalizzato, per dire, un reato che è quello della bancarotta fraudolenta. Vede, signor Presidente, noi della Lega Nord non siamo benedetti, ma non siamo neanche di De Benedetti. La ringrazio. La ringrazio. Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'ordine del giorno Marcolin con parere contrario del Governo. Dichiaro aperta la votazione.